Ciao a tutti, io sono Octopus e bentornati a un nuovo episodio su Europa Universalis 4. Siamo qui con l'amico Stew Energy. Ciao a tutti. E se avete visto l'episodio precedente sapete bene di cosa siamo coinvolti: in una guerra contro l'Inghilterra. Stiamo giocando per l'appunto Borgogna, Burgundy. Come potete vedere, le nostre truppe stanno assediando il forte di Caen con 16.000 soldati, siamo a un 42% dell'assedio, e però l'Inghilterra è appena sbarcata in tre punti, uno nell'Olanda in alto e sta arrivando giù con 4.000 truppe, 14.700 stanno assediando Calais e altre 10.700 si stanno unendo. Quindi per adesso le nostre 11 navi piccole sono lì. Sono dentro il porto e per adesso si salvano, ma se gli inglesi dovessero arrivare nel nostro forte se prenderebbero. In basso abbiamo anche il Portogallo, che è arrivato con 6.000 truppe e si sta lanciando contro i nostri vassalli di non so bene qual è stato Brabant, che hanno 6.000, sarebbero alla pari adesso. Che strategia possiamo adottare, Octo? Cosa dici? Allora, io al momento, sapendo, siccome abbiamo sbrecciato già le mura di Caen, vorrei tentare quantomeno di attaccare gli inglesi a Calais prima che loro si riprendano il forte, per tentare di avere un piccolo bonus in battaglia. Quindi io salterei le mura di Calais, perderemo un po' di manpower facendo questo, sarà un po' problematico, però... perché vedendo che gli inglesi stanno sbarcando altre 11.000 truppe potrebbe diventare un poco poco gestibile la faccenda. Quindi io direi di assaltare il forte di Caen, dare il focus dei nostri vassalli al supporto verso di noi e tentiamo di fare un'unica grossa battaglia contro gli inglesi e vedere come va. Dai, perché se riescono a prendersi questo forte potrebbe essere un gran casino, detto in francese. Sì, siamo in Francia. Esatto, esattamente. Allora, diamo l'assalto, vediamo come va. Questo ci costerà 5 punti militari, ma pazienza. Vedete che assaltare un forte chiaramente comporta dei problemi, ma ce la stiamo cavando anche meglio di quanto pensassi, sinceramente. Attenzione. La casa d'Albert è un'amicizia che non muore mai in pratica. Alla nostra regina consorte, Louise d'Albert, in pratica ci offre, abbiamo stretto amicizia con questa casata nobile di Hainaut, che è, scusate, abbiamo una regina consorte, appunto, 145, che è nettamente meglio del nostro 204, Carlo I di Borgogna. E Hainaut deve essere qui, esatto. Wow. Quindi abbiamo... Sì, l'erede è discreto, 614, tra l'altro. Ancora Carlo. Come lo chiamiamo? No, Carlo, dai. Carlo si chiama già questo qui. Sentiamo la fortuna. Hugs? No. Che razza di nome è? Non mi piace, lo cambio. Carlo ancora, no? Philippe, dai. Va bene, sì, ci sta. Molto francese come nome. Fatto sta che noi avremo meno 3 di local unrest in questa provincia, che è il luogo di provenienza della nostra regina consorte, però avremo più autonomia nel tempo e... faremo più fatica a convertirli nel momento in cui dovessero cambiare religione. Speriamo che non cambino mai la religione. Speriamo, beh, vedremo se succederà oppure no. Vedremo. Comunque, detto tutto... Oh, vedo una cosa molto positiva. I vassalli sono arrivati. I vassalli stanno facendo il loro lavoro contro il Portogallo. Fanno addirittura un wipe out. Wow. Hanno completamente distrutto 6.000... fanti portoghesi. Ottimo. Mettiamo già il support delle nostre truppe, cosa dici? Sì, decisamente.
Allora, prendiamo Caen. E le potremmo unire anche. Esatto, unisco le truppe, diamo il... permettiamo fondamentalmente ai nostri alleati di supportare, di unirsi alla nostra armata. E per ribadire il concetto, cosa facciamo? Andiamo qui, i nostri vassalli, e cambiamo il loro focus da... in questo caso avevano il focus, nessun focus, diamo il focus supportive, quindi tutti i nostri vassalli ora hanno l'input di supportarci nel momento in cui dovessimo fare qualcosa. E noi cosa facciamo? Andiamo, ci buttiamo contro gli inglesi e speriamo bene e vediamo cosa succede. Speriamo che arrivino. Ok, esatto, loro si stanno già unendo alla nostra, anzi aspettiamo qua un attimo. Facciamo un po' due conti. 17.000, 15.008, siamo 32.000, siamo leggermente superiori, però chi lo sa. Vediamo un po' come va. Saremo 33.000 contro 25.000, loro non hanno neanche un generale qua, tra l'altro, una cosa molto sbagliata. E in teoria, attenzione, qui ci dice che potremmo avere un meno 1 di crossing, per qualche motivo. Però non possiamo fare altrimenti. No, però possiamo guardare qui, andiamo sulla provincia di Calais, vediamo qui che Calais presenta un fiume che scorre tra Picardie e Calais. Quindi noi potremmo evitare il crossing facendo prima passando per Artois e tenendo premuto Shift sulla tastiera, diciamo di fare questo percorso alle nostre truppe. In questo modo vediamo che adesso non abbiamo più il meno 1 di crossing in questo caso, il che dal punto di vista è più che buono. Certo. Facciamo partire questa battaglia, vediamo come va. Vai. Sono ansioso. Vediamo un po' di vedere, vediamo un po' come va. Loro riescono a portare altri 4.000. Vedete che il nostro morale è più alto del loro, le tattiche e la disciplina sono identiche. Noi abbiamo un generale discreto, loro non hanno nessun generale. Vedete che perdono 500 soldati al colpo, adesso noi ne abbiamo persi molti di più, perché noi facciamo 0 di dadi, loro fanno 7. Grazie al gioco. Gioco sempre molto magnanimo nei nostri confronti. Adesso noi facciamo 8 e 8, ma noi abbiamo il bonus, 6 e 1. E vinciamo. Di poco, ma vinciamo, ragazzi. Ottimo. Una battaglia vinta. Abbiamo... adesso... abbiamo da fare una nuova tattica, perché adesso non abbiamo più province da occupare, abbiamo solo gli eserciti da inseguire. Esatto, e soprattutto gli inglesi hanno fatto, dal mio punto di vista, un grosso errore, che è appunto sbarcare qui e non sbarcare, che so, in queste province qua che loro hanno, e quindi adesso non hanno letteralmente un posto dove potersi ritirare. E quindi noi abbiamo la possibilità di letteralmente inseguire questi soldati. Quindi io li inseguirei, certo. Senza nessuna pietà. Sì, sì. Quindi tentiamo di inseguire prima i 6.000 che stanno ritirando presso questa zona qui. Questi qua. E vedete che abbiamo eliminato questi 6.000 e qualcosa. E adesso io mi lancerei all'inseguimento anche degli altri, sinceramente. Magari passando per Calais, così intercettiamo anche questi 4.000. Cosa ne pensi? Vai, non riescono a salire in nave. Non riescono a risalire sulle loro barchette. Vai, li affoghiamo in porto. È ottimo. Vediamo se riusciamo a fare, esatto, un altro wipeout di altri 4.000. Perfetto. E ora non rimane altro che inseguire questi ultimi inglesi in Olanda, in pratica. Speriamo che non prendano il traghetto. Esattamente. Vediamo che anche come manpower abbiamo speso un pochino, ma tutto sommato non c'è andata malissimo, dai, per ora. Ottimo, ottimo, dai. Stanno assediando, mi sembra una buona tattica loro aspettarci. Grazie, grazie. Proprio in questo lembo di terra. Hanno speso un po' da lì. Sì, buonanotte. Adesso ci attaccano, ma insomma, un po' disperata come situazione la loro. C'hanno già il morale a terra. E vedete che hanno perso un altro 13.000, 14.000 soldati. Oh, benissimo. Ah. Il Portogallo. Come vi permettete?
Beh, ti ho detto, il Portogallo arriva, se tira, arriva sui 18.000, mi sembra. Abbiamo già fatto 6.000. Sì, avevo un po' sottovalutato i portoghesi, non pensavo arrivassero a sopportare sì, esatto. L'inglese. Sì, sì, sì. Pensa che io ho fatto una run, ho fatto qualche anno col Portogallo. Ok. E gli inglesi non sono mai venuti a sopportarmi. Tanto così, sappiatelo, ecco. E si sono anche disassediati le province. Beh, benissimo. Addirittura. La pagheranno caro. C'è una battaglia in mare. C'è una battaglia navale in corso tra l'Inghilterra e due nostri vassalli, le Fiandre e Brabant. Andiamo a dare una mano? Non so, gli inglesi inizialmente hanno una flotta veramente molto competitiva. Hanno anche delle... Ci servono per sbarcare. Che navi abbiamo? Bella domanda. Abbiamo due navi pesanti, tre navi leggere commerciali e sei navi da trasporto. Ci servono. Gli inglesi invece hanno 6 navi pesanti, 7 leggere e 8 trasporti. Però teniamo presente che se loro vincono la battaglia, noi non sbarchiamo mai più. Sì, ma sì. Se non sapete di quante navi è dotato il vostro nemico, potete fare così e vedete qua il conteggio. Vediamo che i nostri nemici hanno un numero di navi molto superiore al nostro, in generale. Non sappiamo dove sono. Non sappiamo dove sono, e se andiamo sul cursore ci dice anche la distribuzione per nazione. L'Inghilterra ha 8 navi pesanti, noi ne abbiamo 2, quindi più tutti i bonus vari che l'Inghilterra ha come idee nazionali sulle navi, quindi tenderei ad escludere la possibilità di uno sbarco in questa fase. Che ci molli il nostro war goal. Sì, io direi di riprenderci quello che è nostro, tra virgolette. Io toglierei l'attachment adesso perché... portoghesi, andrei. Sì, tolgo l'attachment perché ci stavano facendo prendere un po' di attrition extra i nostri vassalli, quindi va bene. O se no cosa dici? Proviamo a vedere quanto manca quando abbiamo preso le due province di nuovo. Cosa ne pensi? Sì, io vorrei vedere un po' a quanto arriviamo riprendendo Alençon. Allora, un altro evento. Dai, riesci a leggere? Riesci a vedere? Un brillante inventore austriaco, dall'Austria, giustamente. Giustamente. È arrivato a cercare qualcheduno che gli dia dei soldi. Un patronage dopo aver fallito con l'impero, con Holy Roman Empire. Si chiama Jörg Schröder e è stato descritto come uno delle più grandi menti della nostra era. Producendo molte meccaniche, molte invenzioni meccaniche e chimiche, e quindi vorrebbe supporto da noi. In che cosa consiste questo supporto? Allora, vorrebbe. Allora, guadagniamo 1 in innovatività, però perdiamo un sacco di opinione da parte dell'Austria. E anche dello Stato della Chiesa, ulteriore. Il nostro alleato, quindi già. Oppure. Guadagniamo 10 di prestigio e ci pigliamo anche il più 50. Direi che è la decisione. Diciamo che questa qua sembra la più giusta. Anche perché parliamo un attimo dell'innovatività, si va sulle tecnologie per vederla, è questo valore qua sopra e vedete che l'innovatività dal mio punto di vista è uno dei valori più sopravvalutati di Europa Universalis 4, nel senso che serve veramente a molto poco, per come la vedo io. E quindi sì. Guadagnare uno di innovatività non ci darà nessun tipo di vero bonus inizialmente, e quindi 10 di prestigio e le relazioni con l'Austria sinceramente mi sembrano l'opzione più sensata. Certo. E andiamo certo. Così. Tac. Vai, siamo a più 100%. Attenzione, questa è un'informazione importante. Oh. Il Portogallo ha accettato un'offerta di assumere un reggimento dalla Castiglia per
aspetta, non riesco a capire. 573 al mese. Questi sono i famosi condottieri. Ah, ecco, li vedo, non li conosco. È un'opzione che ogni stato ha, quasi ogni stato ha. Per esempio, se noi, vabbè, noi ora non siamo in guerra, quindi non possiamo farlo, ma vedete che avete l'opzione di offrire dei cosiddetti condottieri. Fondamentalmente sono assimilabili ai mercenari. Noi possiamo offrire un certo numero di soldati come appunto condottieri a uno stato che è in guerra e che potrebbe aver bisogno di aiuti esteri, in pratica, per una certa somma che noi possiamo decidere al mese, in pratica. In questo caso il Portogallo ha accettato l'offerta della Castiglia di offrire dei condottieri, il che non è molto buono per noi, ovviamente. No, non sappiamo quanti sono. 12.000 quanti... condottieri erano. Perfetto, direi che cade la fagiola proprio. Ora io siamo qui. Vai. Porca zozza. Io cambio il focus dei nostri vassalli in aggressivo adesso, perché voglio che vadano a prendersi questi qua del Portogallo, sinceramente. Ah, cos'è questa cosa? Boundary dispute. Le mappe. The border. Ci sono problemi nella regione della Romandie, quella famosa regione qua al confine tra Svizzera, noi e la Savoia, in pratica. Allora, le nostre autorità locali sono riuscite a creare una certa ambiguità, per cui in pratica le nostre autorità locali sono riuscite a far finta, diciamo, che la provincia di Vado faccia in realtà parte della Borgogna, che noi hanno fatto in modo che noi potessimo avere delle rivendicazioni su questa provincia, invece che la Savoia, in pratica. Dovremmo, nel senso, far sapere a tutti che noi abbiamo questo claim, questa rivendicazione su questa provincia, oppure no? Quindi, un'opzione è che noi riguadagniamo un claim su Vado, che è questa provincia qui, e la Savoia riguadagna un casus belli contro di noi come insulto diplomatico e perdiamo opinione nei confronti della Savoia, che al momento ci adora, oppure perdiamo 5 di prestigio rifiutandoci di rivendicare questa provincia. Cosa ne pensi, Steve Energy? Stiamo parlando di una provincia dell'Holy Roman Empire, intanto. Già. Quindi già, se anche guadagnassimo un claim, sinceramente non so quanto adesso ce ne potremmo fare qualche cosa. Ups. Gente che ci ama, non ce ne abbiamo tanta. È vero, purtroppo. Non so. Io quasi quasi mi terrei col più 88, perché non so, potrebbe anche venirci comodo. Magari ci potremmo anche alleare della Savoia, chi lo sa. Lo penso anch'io. All'inizio. Poi magari ce la pappiamo pure, però... Diciamo che finché fa parte del Sacro Romano Impero a Savoia non è molto una strada percorribile, quindi meglio tenersi di buoni, secondo me. Aspettiamo un po', dai. Sì, non sono neanche alleati della Francia, quindi in caso potrebbero anche darci una mano eventualmente contro i francesi, se dovessimo allearci con loro in futuro. Chissà. Che dici? Proviamo a guardare le condizioni di pace che potremmo riuscire a strappare nel momento in cui dovessimo fare pace con i nostri simpatici vicini di casa. Se dovessimo riuscire per caso a prendere ok, adesso vai. Ora vediamo un po'. Sue for peace. Allora, beh, noi vogliamo assolutamente questa provincia, che ce la siamo guadagnata, direi. E Calais? Calais potrebbe essere un'idea, a 13 di sviluppo, produce pesce, è un forte, tra l'altro, ed è anche un porto naturale. Vediamo che quindi ha due bonus, in realtà. Uno, che è un porto naturale, quindi ha più 5
di local trade power, e poi ha anche un staple port che non so esattamente cosa significhi, scusate la mia ignoranza, ma questo vuol dire che ha un bonus alla tassazione del 50% e il 25% del local trade power ulteriore. Beh, Calais sembra un bel posto. Staple vuol dire base. Ah, ok, quindi è una base portuale in pratica. Sì. Interessante. Beh, grazie per la ricerca. Ce le darebbero. Cosa dici? Ce le darebbero tutte e due, sia Calais che. Beh, adesso verifichiamo subito. Sì, ce le darebbero entrambe. Ah. Po e anche Calais. Cosa ne pensi? E avanzerebbero altri 12 punti per fare qualcos'altro. War Reparation, Alleanze del Portogallo. Non si è dimostrato un grosso problema il Portogallo, sinceramente, secondo me. 12.000 condottieri, portoghesi. Sì, ma i condottieri vanno e vengono, nel senso non... Quasi quasi, siccome abbiamo anche due o tre prestiti, adesso tre prestiti, potremmo valutare l'opzione delle War Reparation, secondo me, se ce le danno. Sì, ce le darebbero. E due soldini. Tac, 32 soldini anche. Beh. Sì, la chiudiamo qua. Come anche prima guerra così. Direi che è buono, ci guadagniamo commercio. Abbiamo anche l'opzione di prendere Caen in realtà. Però non c'è bonus. Non so cosa però, dici. Però, secondo me, la prossima mossa della Francia, non appena scade la tregua con l'Inghilterra, cioè tra un mese, sarà prendere queste province qua. Quindi se riusciamo a prendere anche il Cotentin, però un po' tutte e tre. Tutte e tre dovremmo andare fino in Portogallo oppure qua sotto ad essere Bordeaux. Ah, tu dici non ci darebbero i soldi, giusto? Sì, probabilmente no. Però così possiamo prendere anche un altro scattino di 64 soldi invece che 32. Più che altro che Calais, secondo me, possiamo prenderlo anche più avanti, perché la Francia non penso riesca a prendersi Calais come claim. Vediamo se hanno un claim. Non hanno un claim su Calais, mentre ce l'hanno... Confinano con questo, con quello no. Anzi, è proprio un loro core. Tutta questa zona qua è proprio un core francese, già un core già fatto. Quindi loro tenteranno sicuramente di prendersi questa zona qua. E sì, noi sì. Vogliamo cercare di impedire questa cosa, ovviamente. Certo, certo. Quindi per quanto Calais sia carino come posto, secondo me Caen è un'opzione più strategicamente più interessante. Prendiamo con la seconda guerra, dai. Esatto, quello che non si può prendere con una guerra si potrà prendere con la prossima. Esatto. E direi che possiamo concludere la nostra prima guerra insieme, diciamo. Con una vittoria insperata, nel senso che ci eravamo imbattuti, eravamo partiti contro un avversario più grande di noi, però... E ce la siamo anche cavata anche con relativamente pochi danni, nel senso abbiamo speso 10.000 di manpower, qualcosa del genere. Sì, esatto. Vedremo sul riassuntino adesso della fine guerra. Andiamo con questa pace. Quindi sì. Due province, 64 ducati e le War Reparation. Tutto sommato direi bene. Dignitoso. Vediamo che noi abbiamo perso, noi, nel senso... Noi come Borgogna abbiamo perso 11.000 uomini e l'Inghilterra e i suoi alleati ne hanno persi 57.000. Wow! In totale noi, i nostri vassalli, 23, 57, quindi più del doppio di soldati è stato perso dallo schieramento nemico in pratica. Eh sì. Abbiamo perso tre navi da trasporto, loro una nave leggera, ma pazienza, insomma le navi non contano così tanto, il manpower invece sì. Eh sì, 57 sono tanti. Buono. Ci prendiamo 17.6 di aggressive expansion, 8 di prestigio e 13 di power projection, quindi andiamo a 44, che non è male. E beh, terminiamo qua. Beh, io sono molto soddisfatto di questa prima guerra, sinceramente. Sì, assolutamente. Riportiamo le nostre truppe a casa. Adesso è comparsa una nuova icona, una nuova bandierina verde che ci avverte. Sì. Dobbiamo fare i core. Core, gli stati che abbiamo appena conquistato nel nostro stato. Dobbiamo togliere le bandiere inglesi, dobbiamo mettere le bandiere di
di Burgundy. Cambiare sì, la lingua, sì, degli atti pubblici, un sacco di cose in pratica. Si fanno anche i punti diplomatici, che sono i primi, quelli col pennino, quelli che sono a sinistra. Mi piacerebbe, sono quelli amministrativi purtroppo. I punti amministrativi, cosa ho detto io? Diplomatici. Sì. Sono quelli che io finisco sempre, per quello mi piacerebbe molto che fossero diplomatici questi. Però ce la facciamo, 63-57, dai dai. E vedete che adesso la Castiglia non ha più i condottieri nei confronti del Portogallo, perché il Portogallo non è più in guerra, quindi non ne ha più bisogno, giustamente. Giusto. Quindi questo valore qua è influenzato da quest'altro valore qui, che è la nostra War Exhaustion, ovvero il nostra... non so bene come tradurlo in italiano, quindi come dire... lo sfinimento che, a cui abbiamo portato il nostro Stato, sì, per supportare, sì, la guerra in pratica. E questo valore, vedete che influenza un sacco di cose, e il 1,82 ci dà il più 5,4% del costo di creare i core, che vedete è 63,57. Diminuendo questo valore, diminuirà di poco il costo di creare questi core. Quindi adesso è 63,57, tra un mese o due probabilmente scenderà di un punto, per esempio. Ora, non è un valore così alto, però se avete un valore di War Exhaustion un po' alto e avete tanti territori da integrare nella vostra unità amministrativa, tenete presente che il sovrapprezzo in punti amministrativi che andrete a pagare sarà considerevole. Attenzione, evento importante. Il Rinascimento. Che cos'è il Rinascimento? O meglio, che cos'è, cos'è l'istituzione? Questo è, diciamo che è una cosa, è un evento, un macro evento, che viene spalmato in più anni, anzi, in più secoli a volte. Sì. E riguarda tutto, possiamo dire tutto il mondo, nasce da uno stato che il gioco sceglie in base a determinati valori di sviluppo, cultura. Di solito nasce in Italia. Il Rinascimento, sì, penso sia proprio penso sia uno dei pochissimi eventi, cioè, l'unica istituzione che è proprio può nascere soltanto nella regione italiana, se non sbaglio. Anche se non vorrei dire una... Direi anche io, sì, sì, sì. Non mi ricordo se l'ho visto nascere fuori. Penso sia proprio impossibile. E modifica un sacco di cose. Ha dei modificatori abbastanza grossi, e difatti abbiamo anche un... bisogna abbracciare il Rinascimento, giustamente, esatto, per togliere questi effetti negativi che aumentano col passare del tempo, mi sembra, no? Esatto. E... guadagneremo scusate, un 1% di costo delle tecnologie per ogni anno, fino a un massimo di 50% per ogni anno passato senza aver abbracciato questa istituzione. Quindi adesso siamo a zero, come vedete, da questo valore qua. Col tempo, qui andiamo a vedere tutte le istituzioni che mano a mano compaiono nel gioco. Dove è spawnato? Vai a vedere. A Lucca. Qui è nato il Rinascimento, in pratica. Da vedete Lucca, che... si allarga in base allo sviluppo delle province. Se le province hanno uno sviluppo alto, hanno più possibilità di abbracciare il Rinascimento e diventare verdi complete. Esatto. Non lo hanno. Per esempio, se andiamo su Genova e andiamo qua, vediamo che il Rinascimento avanza di 2,62 al mese, perché per tutta questa serie di motivi che vengono elencati. Come vedete, il fatto di essere una capitale di uno Stato in Italia ha una piccola influenza. E inoltre le province che sono luogo di nascita di un'istituzione hanno un bonus. Per esempio Lucca, dov'è? Ha
il 5% di costo di sviluppo ha uno sconto del 5% sul costo dello sviluppo, perché è il luogo di nascita del Rinascimento. Altri luoghi di nascita di altre istituzioni potranno avere bonus diversi. Quindi tenete presente anche questo. Qua siamo arrivati al 100 di Spy Network con l'Inghilterra, che è il massimo. Io direi di utilizzarlo questo 100 di Spy Network. Direi di fare anche drilling con le armate. Cosa che stanno facendo i nostri vassalli diligenti, mentre noi no. Lo vedevo adesso. Il drilling è l'addestramento, praticamente. Esatto. Che cosa comporta questo? Che il nostro livello di addestramento delle armate sale, dandoci dei bonus chiaramente in battaglia, e inoltre sale anche questo valore qua, che è il professionalismo delle nostre truppe, in pratica. Lentamente, ma sale. Quindi vediamo che qua adesso è 62,56 invece che 63,57. Come detto, questo valore qua influenza il costo dei core. Io li faccio, perché sì, non ha senso aspettare ancora un anno per abbassare questo costo. E facciamo un altro paio di claim, di rivendicazioni sull'Inghilterra con questo 100 di... E allora, Calais ce l'avevamo già, non mi ricordo, andiamo a vedere. Sì, esatto. Sì, allora facciamo le altre due. Facciamo Cotentin, ci costerà 25, e Alençon ci costerà 30. Non penso prenderli, perché arriverà prima la Francia. Bah, chi lo sa. Però. Mai dire mai. Calais non ci arriva sicuro. No, non penso. Deve passare e è difficile che esca. Ah, ci hanno scoperto la nostra spia, gli inglesi. Meno male che l'abbiamo spesi prima. Esatto. Vabbè, a questo punto la richiamiamo in patria, tanto chi se ne frega. Relazioni con tipo l'Austria, cosa dici? Vediamo le relazioni. 160 di relazioni con l'Austria. Andiamo a migliorare le relazioni col vassallo, col viola. Giusto, con Nevers. Che adesso possiamo anche annetterlo, vediamo un po'. No, tra tre anni possiamo annetterlo. 190, quindi direi che ci possono servire. Incominciamo? Dai, sì sì. Cominciamo. Vediamo che è comparsa un'altra iconcina verde a cui non avevo prestato attenzione, che è questa. Le decisioni nazionali. Decisioni nazionali, ecco. Vediamo qua. Cosa si può fare. Ok. Qua Inghilterra ha preso questo claim, questo bonus. Non lo so cos'è questo. Rent 3 o... Declare statute in restraint of appeals. Questo è un tipo di decisione che si può fare quando si hanno relazioni non buone con lo Stato papale e un sovrano abbastanza discreto. E in pratica, fondamentalmente, cioè non so esattamente che cosa comporti, a parte i bonus che vediamo elencati, ovvero un sacco di relazioni peggiori con tutti gli stati cattolici con cui confiniamo, in pratica. Ci darà meno 10 di papal influence, quindi... Per passare alla riforma. Quando vuoi passare alla riforma, fai queste decisioni. Non so se si passa alla riforma... Però... Non è un evento direttamente collegato alle riforme protestanti e riformate, però... Penso che sia fondamentalmente un distaccare la propria chiesa da quella di Roma, in pratica. Sì. Qualcosa del genere. Per carità, i bonus non sono male, quelli che dà, però meno 1 di arrest, meno 10 di stability cost modifier, 0,50 di prestigio all'anno e clergy loyalty più 5%. Uff, non so. La teniamo in stand by nel frattempo, cosa ne dici? Ci pensiamo su? Avere tutti questi negativi adesso a inizio partita non mi dà. E poi considerando che l'Inghilterra... Oh, attenzione! La Francia è in guerra all'Inghilterra. Sì. Certo.
Finiamo questo discorso qui un attimo. Il punto è che l'Inghilterra è anche il controllore del Papa. Vedete che l'Inghilterra è anche il controllore del Papa. Se noi dovessimo avere rapporti pessimi già con l'Inghilterra e anche col Papa, che già non sono granché, probabilmente rischieremo di venire scomunicati. Quindi io direi che questa decisione la teniamo lì da parte, nel cassetto per il momento. Cosa ne dici? Sì, certo. Disattiviamo, vedete che rimane comunque possibile la l'eventualità di attivare questa cosa, ma non ci Sì. compare più il simbolino in pratica. Quello che dicevo su energia è che la Francia ha dichiarato guerra all'Inghilterra, E faccio un come da giallo previsione, tra l'altro. ad Alençon. Vediamo un po' qual è il casus belli. Ma sarà prendere Alençon oppure quell'altra provincia? No, è prendere Bordeaux, questa provincia qua sotto dell'Inghilterra, il casus belli della Francia. E Ho penso capito. proprio che ce la faranno. Sì. Però, Ah, aspetta un po', giustamente, bravo. visto che la Provenza è alleata della Francia, il Portogallo ci chiede, adesso ci chiede l'accesso militare. Guardate un po' i casi della vita. Perché Portogallo ci chiede l'accesso militare e glielo sono in darei. guerra con la Francia e tutti i suoi vassalli. Noi accettiamo questo punto. Esattamente. Non abbiamo nessun motivo di ostacolare il Portogallo. Però quello su cui stavo riflettendo io era che, visto che la Provenza è alleata della Francia e anche di Saluzzo, se la Francia per qualche motivo dovesse andare avanti con altri condottieri, sempre Castiglia verso Portogallo, se la Francia dovesse andare avanti un bel po' nella sua guerra contro l'Inghilterra, magari potrebbe essere meno incline a difendere la Provenza se dovessimo attaccarla. O Tu no? dici, vuoi aspettare senza andare subito? Sì, io non andrei subito a dichiarare guerra alla Provenza perché, come La vediamo, Francia. la Francia è più che incline a difenderli. Oppure, così è, giusto per... No, volevo solo verificare l'Austria se in caso sarebbe entrata a supportarci, ma no. Ma neanche per idea. E invece con la Provenza verrebbe l'Austria, che non mi ricordo. Non penso. No, No. perché comunque non abbiamo i 10 favori nei suoi confronti. Che Figura. cosa sono i favori? È un valore che si va a leggere da qui. E vediamo che noi abbiamo un favore nei confronti dell'Austria e ne otterremo un altro tra ogni 4 anni, ne otteniamo uno. Quindi ci vorrà parecchio tempo prima di accumulare questi 10 favori. Vabbè. Gli abbiamo dato latitudine cuoricino noi, no? Non l'abbiamo data. Sì. Cioè, in realtà non si può fare perché... Ah, ok. No, scusa, stavo guardando un'altra cosa che non c'entra niente. Boh. Noi potremmo addirittura forse offrire dei condottieri all'Inghilterra adesso. No. Perché l'Inghilterra sta andando in bancarotta. Ok. Gli abbiamo ciucciato noi i soldi prima. Neanche più di tanto in realtà. Una cosa che invece stavo notando è che purtroppo, nonostante le war reparation inglesi, noi siamo sempre in deficit di soldi. Quanto ci occupano le nostre finanze? Andiamo un po' a vedere, facciamo un po' una spazzolata di finanze. Allora, diamo un'occhiata alla nostra schermata delle Allora. finanze. Abbiamo l'early maintenance. È quella la voce di spesa più importante. Beh, io direi di ridurre la spesa della flotta per quanto possibile. E Dai, tanto non ci almeno. interessa. È Siamo a 0,38 e viene già bene. già qualcosa. Corruzione. Beh, anche questa possiamo toglierla. 0,97.
Io quasi quasi abbasserei anche il mantenimento delle armate. Ok. Perché, Anche se sinceramente, per il drilling, però insomma, dai. sì, è che fermerei addirittura anche il drilling perché dobbiamo, secondo me, recuperare un po' di soldi per ripagare almeno un debito, che ne abbiamo tre da 80 più o meno, quindi Dai. cominciano a farsi sentire, secondo Non siamo tanto lontani a 80, sì. me. Sì, quindi tentiamo di ripagarne uno, vediamo un po' cosa succede. Sono arrivati gli Ma no, inglesi. non ho tolto il drilling, ok. Attenzione, le confessioni. Oddio. Adesso non vedi 5 pop discordo. No, ecco. Vabbè, avremo l'opzione di aggiungere un 25 alla sua network in Inghilterra, ma un 30% di possibilità che il Papa scopra le nostre manovre qua, i nostri sotterfugi, oppure guadagnare 10 punti diplomatici. Cioè, 10. direi anch'io. Non abbiamo più niente da. No, Cioè, ormai la Francia mi sa che si prenderà almeno queste due province qui, quindi l'Inghilterra avrà il suo bel da fare a, sì, mantenere queste province qua in terra francese. Vediamo questa sera. Oh, abbiamo reso Co uno dei nostri. Nostra provincia, del nostro regno. Ottimo, stavo guardando le tecnologie. Stavo vedendo che abbiamo una tecnologia militare da poter fare. Possiamo passare dalla tecnologia 3 alla 4. sono i picchieri. No, non abbiamo nessun avanzamento di truppa, ma abbiamo più 0,25 nelle tattiche militari e 0,50 al nostro morale. Che è molto buono, sinceramente. Quindi io lo farei assolutamente. Anche perché abbiamo almeno 5%, perché siamo un po' indietro rispetto ai nostri vicini di casa. E questo meno 5% va a bilanciare l'1% che abbiamo al momento della penalità del Rinascimento. Quindi assolutamente facciamo le tattiche. Sì, Spendiamo i punti militari, esatto. bene. Perché comunque non manca molto al prossimo giro in cui prendiamo sì, le lance lunghe in pratica. Oppure sì, fondamentalmente potremmo modernizzare la nostra fanteria, più tutta un'altra serie di bonus che vedremo. Mi sa però purtroppo nel prossimo episodio, perché vedo dalla registrazione che sono già passati oltre 40 minuti. Io non me ne sono neanche reso conto. Eh sì, giusto, giusto, giusto. Quindi la guerra contro l'Inghilterra l'abbiamo finita, due province l'abbiamo guadagnate. E chissà, vediamo col prossimo episodio che cosa ci riserverà questa run interessantissima con Burgundy. Già, anche secondo me il nostro prossimo episodio sarà molto importante. Vedremo probabilmente l'esito della guerra anche tra Francia e Inghilterra, di cui saremo spettatori interessati. E che dire, vediamo che cosa ci riserva il futuro. A questo punto mi sa che non ci resta altro che ringraziarvi per la visione e darvi appuntamento al prossimo episodio. Mi Ciao ciao. raccomando, e mi raccomando ovviamente, iscrivetevi ai canali di Octopus Gaming e Stew Energy, assolutamente ragazzi. Niente, lasciate un pollice in su, iscrivetevi e lasciate un commento. Ogni commento, ogni suggerimento è sempre ben accetto. Ciao a tutti. Ciao.